l'Inter per qualificarsi deve vincere per 1-0 oppure con altro punteggio purché con due gol di vantaggio. Il 2-1 per l'Inter provocherebbe i tempi supplementari. L'arbitro Ponne ha dato il via in questo momento, si gioca in una serata fredda. Lo stadio di San Siro è colmo in ogni ordine di posti, vi leggo subito le formazioni delle squadre mentre c'è una puntata offensiva da parte degli austriaci con un lungo lancio che termina direttamente a fondo campo. Come ricorderete, l'andamento della partita d'andata fu piuttosto strano, l'Inter era riuscita a portarsi in vantaggio con un fulminante contropiede da parte di Carletto Muraro, poi nel finale è stata trafitta due volte da Milagi, mentre ora abbiamo assistito ad un tentativo di Magyar, il giocatore che vedete inquadrato, ungherese, come dicevo, alla tattica della formazione di Vienna. Serena. Daxbacher, in azione irregolare su di lui, calcio di punizione. C'è un leggero vento che non disturba comunque le operazioni di gioco, mentre osserviamo Beccalossi che dal centro su Müller, ancora Beccalossi, pallonetto al centro, nessuno va allo scatto, il tocco all'indietro di De Gheorghi per il portiere Conciglia. La palla Altobelli, accanto a lui Müller, poco più indietro Ferri. Il tiro di fatti di Ferri che termina di poco a lato, tiro non forte ma angolato, che aveva trovato un po' impreparato il portiere Conciglia, ma è sfilato a fondo campo. Combini che dà Bagni, il quale cede a Ferri, autorevole anche nei suoi inserimenti in avanti. Bagni. Intanto siamo giunti al quarto d'ora di gioco nel corso del primo tempo, il risultato è ancorato sullo 0-0 iniziale. Viene in avanti Colovati che ha dato ad Altobelli, Colovati in posizione di alla destra, però è questa grossa emozione che allarga su Serena, tiro di Serena che termina fuori. Però ho l'impressione che l'arbitro avesse fischiato una posizione irregolare. Ecco il traversone, pericolosissimo il colpo di testa ancora di Magyar, splendido l'intervento di Zenga con Austria-Vienna vicinissima al gol. Ottima questa azione, ecco che rivediamo, vedete il traversone, il colpo di testa di Magyar da distanza ravvicinata e compie una prodezza Zenga per sua buona sorte, il colpo di testa era forte ma non particolarmente angolato. Le squadre che spesso nel campionato austriaco vince di goleata, naturalmente gli avversari hanno caratura tecnica relativa, ma la predisposizione al gol è un biglietto da visita da tenere presente. Intanto è Hansi Müller che sembra incaricarsi ora dell'esecuzione, batterà naturalmente di sinistro, il pallone è centrale e Conciglia riesce a bloccarlo. Altobelli intanto riesce ad andare via nonostante i ripetuti tentativi di fallo di Proasca, poi Müller, quindi Beccalossi che viene fermato. Bello questo disimpegno di Baumeister, Milagi, è ottimo il suggerimento sulla destra per Polster. Cambia gioco dalla parte opposta per De Gheorghi. Poi insistono ancora con Baumeister, gran tiro di Baumeister che termina di poco sul fondo. Beccalossi. Ottimo il dribbling su Proasca, bello anche il traversone Bagni, tiro di Bagni da distanza ravvicinatissima, sfortunata stavolta l'Inter, il tocco di Bagni. Eccolo, vedete, va a finire proprio tra le braccia del portiere Conciglia. L'Inter ha dato l'impressione di poter perforare la retroguardia avversaria quando ha giocato in velocità accennando il pressing, ha invece denunciato qualche limite quando ha accettato il gioco melinato, portato assai bene avanti sul piano del palleggio da parte degli austriaci. Ecco che Ponne fischia la fine del primo tempo, 0-0 dunque dopo 45 minuti di gioco, ancora 45 minuti di speranza per l'Inter per ribaltare il risultato sfavorevole per 1-2 nella gara d'andata.
Avete sentito anche il parere di Facchetti, di Corsi, di Domenghini a proposito delle difficoltà incontrate nell'Inter nel corso del primo tempo. Speriamo che in questa ripresa le cose vadano meglio, mentre è Müller che calibra al centro questo traversone, saltano contemporaneamente Serena e Pini, colpisce Pini che vedete sta rientrando nelle retrovie e mette sul fondo. Mentre ora c'è una rimessa e osservate due giocatori dell'Inter che si stanno riscaldando a bordo campo, si tratta di Pasinato e di Muraro. Muraro è stato il giocatore che dalla gara d'andata aveva momentaneamente portato in vantaggio l'Inter. Inter che ora viene ancora in avanti con Serena, con Altobelli. Altobelli si gira dal centro, dopo un rimpallo ancora Altobelli, può tirare di destro, alto di coppa. Il rilancio di Conciglia, il colpo di testa di Müller, quest'altro di Serena, caricato alle spalle irregolarmente, calcio di punizione. Molto duro nel frattempo Daxbacher, uno dei due difensori centrali, che marca quasi costantemente a uomo Serena. Müller calibra il pallonetto per Beccalossi, Altobelli, tiro! E incredibilmente ancora l'Inter sciupa una opportunità più unica che rara. Perde un altro pallone ingenuamente la squadra nerazzurra. Magyar, De Gheorghi, Nilashi, Provasca, Daxbacher. Vengono avanti a turno Daxbacher e Baumeister. Ora è Daxbacher che va al centro, attenzione, rischio, gol, purtroppo va in gol Magyar, il migliore degli austriaci. E ora per l'Inter, ecco che rivediamo, vedete Daxbacher che tocca centralmente benissimo per Magyar che infila Zenga in uscita, e il pericolo più volte ventilato si è rivelato gravissimo. L'Inter è sotto di un gol proprio mentre lasciano il campo Hansi Müller e Beccalossi e sono rilevati da Muraro e Serena. 34 minuti, 1-0 il punteggio per l'Austria di Vienna. Sabato, Bagni, Colovace, pallonetto in profondità, non colpisce De Gheorghi, colpisce invece Serena, palla ancora in area, ora fuori, colpita da Sabato, poi Bagni, gol! Bagni va in palleggio, si apre letteralmente un varco tra gli avversari e infila Conciglia. Poco più di 10 minuti di tempo per segnare quel secondo gol che porterebbe l'Inter ai supplementari, e saranno 10 minuti di palpitante interesse e di notevoli emozioni. Sara qui al Meazza di San Siro. Baresi, Ferri, colpo di testa di De Gheorghi, Provasca, Beccalossi lo ferma, entra in tackle, supera anche Magia, da Pasinato, ecco il traversone di Pasinato, Muraro, prova ancora Conciglia in angolo, straordinario il portiere austriaco. Quest'altro è di Baumeister, Pasinato, Pasinato e Nilashi, nettamente più veloce Pasinato, Pasinato è ora controllato da De Gheorghi, riesce a buttare bellissimo il traversone, il colpo di testa ancora di Bagni, e nuova prodezza da parte di Conciglia che invia il calcio d'angolo, straordinaria prestazione del portiere austriaco Conciglia, rivediamo, vedete il colpo di testa di Bagni, va Conciglia ancora con un guizzo a toccare, ed ora nuovamente con le azioni in diretta respinge Ferri alla caccia del pallone, il difensore centrale che ha potuto attraversare buona parte del campo prima di piazzare il suo servizio per Magyar, che non ha avuto difficoltà a battere Zenga. L'Inter poi ha avuto la forza di recuperare con una prodezza di Bagni, in più di una occasione è andata alla conclusione pericolosamente, ma ha trovato sulla sua strada un Conciglia in serata di vena, almeno 4 le parate gol da parte del portiere austriaco.